Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi, grazie all'ufficio stampa di HTC, abbiamo sul banco di prova i due telefoni di HTC con Windows Phone 7, ovvero il Mozart e l'HD7. In questa video recensione parleremo dell'HD7. HD7, andiamo ad accenderlo. E in quanto a qualità della chiamata e cose di questo genere, niente di particolare, tutto nella norma. Quindi andiamo a vedere il telefono in sé. Telefono molto bello, grande, schermo stupendo, almeno al buio, al sole in realtà non è, c'è qualche problemino come il design HD, dopo ve lo dirò. Il design semplice però mi piace, molto intelligente questa cosa per fruire di un film, ad esempio il piedistallo, molto comodo. Tasti soft touch, i tre tasti tipici di Windows Phone 7. E da questo lato non abbiamo niente, qua abbiamo l'ingresso per il jack per le cuffie, micro USB, e bilanciere del volume e tasto fotocamera. Tutto funziona bene. E qua il tasto power che sinceramente avrei preferito fosse poco più sollevato, però si preme tranquillamente perché non vuole fare proprio il click. Sembra di non schiacciarlo, in realtà con una leggera pressione rileva la pressione ugualmente. Sblocchiamo il telefono, quindi cioè, rispetto al Mozart qua godiamo meglio dell'interfaccia di Windows Phone 7, quindi abbiamo le classiche mattonelle animate, HTC Hub che andiamo ad aprire subito. Che consiste nel, abbiamo il classico orologio di HTC con il meteo che ora sta aggiornando, la proposta di alcune applicazioni prodotte in esclusiva da HTC come YouTube, la bussola, ottimizzatore di foto. L'ottimizzatore di foto fa davvero un ottimo lavoro, soprattutto considerando che le foto non sono di altissima qualità. L'applicazione delle note è molto carina. La noia è che ogni volta che apriamo sono un po' lente le applicazioni dell'HTC Hub ad aprirsi, perché fanno tutta l'animazione, bellissima, sì, però un po' pesante. L'ottimizzatore delle foto sfugge a questa regola, è molto veloce. Quindi abbiamo al solito i nostri contatti con la schedina animata, quindi tutti i vari contatti, le novità dei nostri contatti. E c'è l'ultimo aggiornamento fatto su Facebook. Le schedine animate, qua Marketplace mi sta dicendo che ci sono 6 aggiornamenti per le mie applicazioni, Hotmail mi dice che ci sono 3 email, il Gmail, quindi non pensiate che soltanto Hotmail queste cose funzionano bene, ma funziona benissimo anche il cliente di Gmail, la sincronizzazione con Facebook, la sincronizzazione di calendario e contatti con Facebook, contatti con Facebook, il calendario con Gmail. E che soprattutto per me che ho tutto su Google Calendar, venendo dal mondo Android, mi torna molto comodo qualora voglia decidere di fare la migrazione a Windows Phone 7, non dover stravolgere le mie abitudini. Lo schermo, tutta l'interfaccia è molto reattiva anche nell'uso normale, quando si usano molte applicazioni e così via, è tutto perfetto. Office, sicuramente una delle applicazioni migliori che ho visto su tutto il sistema, permette di creare o modificare OneNote, Excel, Word, PowerPoint. Di certo è la migliore applicazione per l'ufficio che ho visto su uno smartphone. Da questo punto di vista, se vi serve molto per l'ufficio, sicuramente Windows Phone 7 può essere una scelta azzeccata, soprattutto poi su uno schermo ampio come l'HD7. L'utilizzo è molto piacevole. Passiamo quindi a vedere internet. Internet
Proviamo subito. HTC. Scusate. Blog.com. Ok, ha fatto per sbaglio una ricerca anziché mandare direttamente alla pagina, vabbè. L'ha trovato subito, Bing sta migliorando, trova subito quello che ci interessa e questo ci fa molto piacere perché la concorrenza a Google non può che fare bene. Caricando della pagina un po' lento, ma non è colpa del browser quanto più della mia rete. Allora, la pagina iniziale si vede correttamente. Il rendering non è proprio favoloso, finché non ha finito di caricare tentenna un po', però i nostri top post si vede tutto bene. Su per giù. Ecco. Insomma, questi contenuti ai browser mobile non piacciono quasi mai più di tanto, in effetti. Siamo entrati in un articolo, infatti, per sbaglio. Comunque. Internet Explorer non mi ha entusiasmato né come qualità, perché su uno schermo così grande mi sarei aspettato una qualità anche senza zoomare eccessivamente, una qualità migliore, ma è pure vero che la risoluzione non è QHD. Comunque l'incolonnamento funziona bene, vedete, doppio tap si incolonna perfettamente. Peccato l'assenza invece del riadattamento del testo quando andiamo a fare lo zoom. Molto forte. E questa colonna bianca non è normale, è un errore di interpretazione della pagina. Vedete tutto il contenuto che è là invece è questa colonna qua. Quindi Internet Explorer non si comporta benissimo. Io ora sto aprendo questa pagina giusto come esempio, ma è un po' tutte le pagine, i risultati non sono fantastici. Sicuramente Microsoft comunque lavorerà, lo ha detto, a Internet Explorer arriveranno delle versioni nettamente migliori, siamo ancora nelle prime versioni e queste cose sono più che accettabili. Quello che ci interessa è un sistema complessivamente molto reattivo, messaggiare è piacevole, la tastiera è velocissima, reattiva, ci sono tutte le faccine molto comode. Apro subito una conversazione, poi con lo schermo così grande. Viene molto bene. Ora io ho la videocamera davanti, quindi viene un po' male, però normalmente vi garantisco che scrivo benissimo, nonostante io odio la tastiera QWERTY Touch, ma con questa si scrive davvero bene. E c'ho tantissime faccine, io le uso molto nei messaggi e mi tornano comode. Ma anche mandare le mail quando mi occupo di varie faccende tramite mail, riesco a mandare mail molto rapidamente e funziona tutto bene. Come diciamo che un telefono che vedo molto utile per chi deve mandare tante mail, modificare documenti d'ufficio e così via. Ma anche per l'ambito social è molto, molto comodo perché abbiamo la massima integrazione con i social network e così via. Ci sono tutte le applicazioni dei social network più importanti. Parliamo quindi di fotocamera. Fotocamera che non mi ha entusiasmato. Io sono un po' pignolo in effetti quando si tratta di fotocamere. Quindi facciamo subito una foto. Effettivamente lo scatto è molto rapido, devo dire. Questa è la messa a fuoco e poi lo scatto. Comodissima questa funzione. No, non vogliamo pubblicarla. Ecco, quello che non mi piace è che questi pixel sono spalmati. Ora non so se si vede più di tanto, però a occhio nudo l'immagine che viene fuori è brutta ed è un peccato per uno schermo così bello perché vi faccio vedere. Poi se le vediamo al computer sono ancora peggio le foto. Però per carità, se dobbiamo fare delle foto così e vogliamo fotografare una cosa rapidamente,
La fotocamera è buona, io qua sto a fare il pignolo ovviamente. Bisogna sempre vedere quali sono le esigenze delle persone. Io che voglio delle foto più di un certo livello non mi trovo pienamente soddisfatto. Le foto, faccio vedere ad esempio con le foto invece quelle precaricate, dove lo schermo rende al meglio e sono veramente belle. Poi è tutto molto reattivo. Bisogna dire, l'hardware è buonissimo come schermo, come tutto, quindi vedete, scorro tranquillamente, c'è questo simpatico effetto elastico. Quando io, vedete, doppio tap, pinch to zoom, tutto molto buono. Che dire, dal punto di vista della sincronizzazione col PC sono soddisfattissimo anche qui di zoom. Basta collegare l'USB e si apre immediatamente Zoom e portare le cose sul telefono è facilissimo perché basta trascinarle sull'icona del telefono e lui fa tutto, le organizza, le sistema e prenderle dal telefono poi è facilissimo perché vengono archiviate molto bene. E inoltre permette di fare la sincronizzazione, trova subito se ci sono aggiornamenti. E permette di fare la sincronizzazione anche tramite wifi, non necessariamente tramite cavo micro USB. Infatti, quando lo colleghiamo a Zoom, se riconosce che il computer si trova nella stessa collegato allo stesso router con cui a cui è collegato il telefono, propone di fare la sincronizzazione tramite wifi e questo è molto comodo perché in questione del mio telefono, vedete, cliccando in alto appaiono le varie notifiche. Faccio vedere, ad esempio, ecco, è possibile premendo con i tasti del volume, vedete, si abbassa e si alza il volume e si può mettere vibra o squilla. E che dire, la sincronizzazione quindi è molto comoda perché sono collegato, in questo momento è costantemente sincronizzato. Se io aggiungo dei brani, delle foto sul computer, le aggiungo sul telefono, compaiono qua senza collegarlo fisicamente. Vedete il contatore delle mail, quindi interattivo. In questo momento ho delle mail, vedete? Quindi il client è molto bello, mi piace tantissimo, comodissimo per mandare qualsiasi cosa, anche Google Mail. Tutto notifiche push, veramente, veramente ottimo. Parliamo di audio invece, prendiamo su un sample dal marketplace, vediamo che cosa c'è di carino. Proviamo questo. Aspettiamo che carica. Come potete sentire, l'audio è pulito, non è potentissimo, il Mozart è un po' meglio, però va bene come audio. L'audio è pulito, si sente bene. Faccio notare mentre ci siamo qua che si vede, c'è qualche millimetro di spazio qua tra le due plastiche, si vede la SIM, quindi penso entrerà anche parecchia polvere. E comunque l'audio quindi abbiamo detto che è buono, invece non è buono l'audio nelle chiamate, ovvero è pulitissimo, questo sì, però è troppo basso, come sul Desire HD. E questo è, diciamo, un po' fastidioso per un telefono che si presuppone debba fare il telefono. Sì, sia nelle chiamate col viva voce sia senza viva voce, l'audio è generalmente basso, seppur, ripeto, pulito e senza problemi di sorta. Pro e contro di Windows Phone 7 uniti all'hardware di HTC che è sempre buono, il telefono è anche abbastanza leggero nonostante le sue dimensioni, poi c'è questa chicca del piedistallo, il flash dual LED che fa una bella luce, mi ha colpito, fotocamera 5 megapixel invece non fa delle foto proprio entusiasmanti. Una cosa strana che ho notato sia in questo telefono che sul Desire HD, vi faccio vedere, non so se riuscirò a farvelo vedere, quando sono alla luce diretta del sole,
compare una specie di rete, suppongo. Ovviamente ora non riesco a far vedere, però vi garantisco, compro tanti puntini, è una sorta di griglia sullo schermo che è quasi impercettibile, giusto? Però è strano perché sul Mozart oppure sul Desire, il primo Desire, non compare, non compariva, ma su pochi telefoni. Ho visto soltanto su questi telefoni con lo schermo sopra i 4 pollici. Probabilmente ci sono dei motivi tecnici che a me sfuggono. Qui è necessario farlo, dato che sono presenti sia su questo sia sul Desire HD. Quindi sono presenti su entrambi, dato che hanno la stessa dimensione dello schermo, suppongo che ci sia una ragione valida per cui HTC abbia messo questo, abbia accettato il compromesso di avere questo strano effetto. Comunque, credo di aver detto tutto, per qualsiasi dubbio vi rimando ovviamente al blog, potete scrivere nei commenti, sul blog, su YouTube e riceverete ovviamente risposta. Con questo è tutto, ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com.